Direttore, oggi un appuntamento di straordinaria importanza, innanzitutto possiamo dire per il particolare traguardo che raggiunge Colacem, 100 anni di storia, una storia forte e importante sul territorio. Assolutamente sì, è un traguardo molto importante, è un'attività che ha sempre convissuto in armonia con gli stakeholder locali. Noi siamo molto contenti di essere qui e siamo molto contenti di poter festeggiare questo traguardo. Con l'occasione presentiamo anche il nostro rapporto di sostenibilità, ormai è consuetudine da diversi anni, lo facciamo sempre in uno dei nostri stabilimenti perché lo stabilimento di fatto è il cuore della nostra attività, dove noi serviamo i nostri clienti, quindi è un appuntamento importante. Colacem, dal punto di vista della sostenibilità, tema di grande attualità, è in primo piano, insomma. Beh sì, oggi si parla di sostenibilità ormai da tantissimo tempo. Noi siamo fortemente convinti che sia una necessità, sia un dovere. Sostenibilità non è soltanto, oggi il focus è principalmente nella CO2, nei gas climalteranti, però per un gruppo come il nostro, una multinazionale come la nostra, sono tanti altri temi che concorrono a fare di un business sostenibile. Primi tra tutti è la sicurezza, no? Chi non investe nella sicurezza dei propri collaboratori non può essere sostenibile. Il welfare. Abbiamo vissuto un anno, l'anno passato, particolarmente difficile, l'azienda ha saputo in qualche maniera venire incontro alle necessità. La gestione responsabile, per esempio, delle materie prime, noi usiamo materie prime che vengono dalle cave, quindi abbiamo una responsabilità di rendere questo territorio alla fine dello sfruttamento riabilitato. In molti casi noi siamo stati presi d'esempio come una restituzione addirittura migliore dei luoghi circostanti. Io credo che la sostenibilità sia alla fine, per tutto questo ha un costo e quindi non la stessa ricerca e sviluppo nelle tecnologie del futuro hanno un costo, quindi sostenibilità significa anche avere un business che stia in piedi economicamente. Ecco, la sostenibilità la immagino come un equilibrio tra i temi ambientali, i temi sociali e i temi economici. Credo che questi tre elementi che erano disgiunti 20 anni fa, oggi sono sempre più sovrapposti e la vera sostenibilità arriverà quando saranno coincidenti, perché l'uno senza l'altro non riesce poi a trovare un risultato compiuto.